Riflessioni di viaggio continua a raccontare il territorio di San Giovanni in Fiore e oggi inizierò da Lorica, la perla della Sila. Il nome deriva dal latino Lorica, vale a dire corazza, ed è interpretato come luogo sicuro nel quale rifugiarsi. Una leggenda popolare narra invece che a Lorica fu ritrovata la corazza di un cavaliere nell'omonima località, e da qui il nome. La parte più consistente dell'abitato, ossia il lungolago, ricade sul territorio di San Giovanni in Fiore. Il lago Arvo è incastonato tra le due vette dell'altopiano silano, ossia Botte Donato e Montenero. Per ammirare il lago Arvo da tutte le sue angolazioni si deve costeggiare Pino Collito, una frazione del comune di Aprigliano. Da Pino Collito proseguo il mio giro verso le frazioni rurali del territorio di San Giovanni in Fiore, giungendo al villaggio Ceraso. Qui tutto tace, come in una calma fiabesca. Piccole casette e strettissime stradine incorniciano il luogo. Pochissimi chilometri separano Ceraso da Cagno, qui protagonista indiscussa è la tranquillità naturale. Cagno è un villaggio rurale nato intorno agli anni 50 ai piedi di Montenero. Elemento caratterizzante al villaggio Cagno è la casa Madonna della Neve, che spesso ospita gruppi di viaggiatori amanti della pace. Un posto sicuramente imperdibile per ascoltare la voce del silenzio. Riflessioni di viaggio ha così esplorato ulteriori angoli florenzi, scoprendo la natura integra ed armoniosa del paese di Gioacchino da Fiore.